Vediamo subito, cominciando dalla partita piuttosto facilmente vinta dal Werder Brema sugli svedesi dell'IK di Brage. Ha vinto il Werder Brema per 6-2 dopo aver vinto per 2-0 già l'incontro di andata in Germania, quindi una qualificazione molto facile. Tra l'altro le immagini non ci mostrano tutti i gol realizzati dai tedeschi. Cominciamo però a vedere i primi tre. Il primo lo realizza Völler nel modo che vediamo: 1-0 al 12° minuto per il Werder di Brema, attualmente settimo nel campionato tedesco. Dopo il gol di Völler, che è autore di 3 reti complessivamente, ne vedremo una sola, abbiamo già anticipato, c'è il raddoppio che è opera di Maier al 20° minuto. La formazione tedesca ha indubbiamente dominato piuttosto agevolmente i suoi avversari svedesi. Il calcio svedese affronta adesso il fermo invernale, la situazione è anche quella del Norrköping, che però si è battuto molto più orgogliosamente e energicamente contro la Roma di quanto non abbia saputo fare l'IK di Brage contro il Werder Brema. Abbiamo visto il gol del 2-0 di Maier, vediamo adesso il terzo gol che è realizzato da Gruber. C'è, come vedete, qualche tentativo di disimpegno da parte della formazione svedese, che però non riesce a uscire dalla sua metà campo, è praticamente schiacciata, sicché i palloni pericolosi fioccano uno dopo l'altro e dopo questa traversa colpita sulla mischia irrompe Gruber e c'è il 3-0. Poi segna ancora nella ripresa il Werder Brema, il quarto gol con Völler, il quinto gol ancora con Völler, non li vediamo. Vediamo invece il gol dell'1-5 realizzato da Wallström in favore dell'IK di Brage. Abbiamo visto dunque questa rete, la prima degli svedesi nella partita, ed è il gol dell'1-5, già 5 gol segnati dal Werder, che al 42° minuto della ripresa segna anche il suo sesto gol, va dunque addirittura sul punteggio di 6-1, ancora un rinvio piuttosto impreciso, permette alla formazione tedesca di rovesciare il fronte e di realizzare con Maier il gol del 6-1, che diventa 6-2, a un minuto dalla fine, vale a dire 2 minuti dopo la immagine che abbiamo appena visto, per merito di Arnberg. E questa volta è la difesa tedesca a accusare delle incertezze, peraltro giustificate dal fatto che ormai il risultato era ampiamente condotto in porto. 6-2, Werder Brema qualificato, IK Brage eliminato.